Ciao a tutti, buongiorno. Ciao ragazzi. Ciao, buongiorno da Marco, Jacopo e dallo Swing Studio. Bene. Che facciamo oggi, Ian? Ma io stavo praticando un pochino a tirare la palla un po' più alta, ok? Cioè, mettiamo, dovessi avere un ostacolo davanti, un albero, oppure arrivare un po' più dall'alto sul green. Ah, ok. Ho un ferro 7 in mano, sì. Ok? E quindi stavo provando a tirare, diciamo, colpi un po' più alti di quello che dovrebbe essere il normale di un ferro 7, ok? Okay. Sappiamo più o meno è intorno ai 16 gradi l'uscita della palla. Sì, perfetto, sei bravissimo a parlare. Tieni un attimo il telefono che ti faccio vedere una cosa. Guarda. E dai, tu fai lo splendido, no? Fai lo splendido, fai. Però, guarda un po'. Roba. Qua, questa. Ecco. Ora mi fai la palla alta. Questa è roulette russa, perché se sbaglio. Qui puntiamo al pronto soccorso. Questa è roulette russa. Bene, allora, diciamo che l'ostacolo è un po'... un filo tanto vicino, ok, ma proviamo a saltare. Allora, ora mi arriva secco nel cellulare, Ci proviamo, stai attento perché se sbaglio... Okay, mamma mia. Allora, cosa facciamo? Io metto intanto la palla più a sinistra rispetto alla posizione nella quale metterei un ferro 7, diciamo, mi aiuto con la croce, la metto un po' più a sinistra, diciamo che è quasi una posizione di palla da drive. Okay. E come il drive vado a inclinare un pochino anche il busto un po' più indietro per favorire un'azione un pochino più dal basso verso l'alto della testa del bastone, quindi un angolo d'attacco un pochino meno verticale per un ferro. Le mani cosa fanno? Le faccio bene lavorare, nel senso che vorrei cercare di arrivare all'impatto con un pochino più di loft, quindi scaricare tra virgolette un pochino le mani. È molto importante il momento in cui andiamo a farlo, quello lì è la chiave, perché quando facciamo questo colpo il top è sempre in anticamera, quindi... Ok. Quindi è normale, come dicevi prima, finire anche un po' con la schiena un pochino più inclinata, anzi, no? C'è proprio un'azione, no? Lo cerco proprio intenzionalmente. È chiaro che è difficile la coordinazione di questo movimento e inserirci anche un pochino più di azione delle mani per avere un pochino più di loft e far uscire la palla un pochino più alta. C'è solo questo sistema o...? Volendo, per aumentare un pochino di più, si può anche pensare di arrivare un pochino di più dall'esterno verso l'interno, quindi oltre al loft... Aspetta che metto qua che lo vediamo meglio. Ok, quindi metto già le spalle un pochino più aperte, okay. Oltre al maggior scarico, mettendo anche un pochino di esterno verso l'interno, aumenta ulteriormente il dynamic loft. E direi che il risultato, parlavamo di un 16 gradi medi, qua siamo quasi a 21 di angolo di lancio, direi che comunque insomma... Eh sì, direi che decisamente è aumentato. L'obiettivo comunque, è stato raggiunto. Bene, spero di avervi aiutato e praticate, provateci e vediamo cosa succede. Ciao ragazzi, un saluto da Marco e Jacopo e dal team di Swing Studio. Ciao a tutti.